Onorevole Pionati, tre momenti difficili per la nostra nazione. Il primo sotto l'aspetto del Covid. Se ne esce, come se ne esce? Dal Covid se ne sta uscendo, direi che purtroppo non dipende solo da noi, dipende anche dal Covid, nel senso che se uscirà qualche variante impazzita e aggressiva ricominceremo da capo. Per ora direi che i risultati si vedono, abbiamo condotto una battaglia nel modo giusto e con i tempi giusti e quindi al momento si prevede perlomeno un'estate serena. Poi in autunno, come si sa, con i virus bisogna verificare di nuovo come sia la situazione, ma al momento abbiamo fatto il meglio possibile. Pionati deputato, ma anche ovviamente ex vice direttore di Rai 1, il mondo dell'informazione come sta vivendo e come ha vissuto soprattutto il periodo post-pandemico e questo con un'emergenza di una guerra in atto? Ma io direi che ormai c'è in atto una vera e propria rivoluzione, cioè si è sempre saputo che l'informazione era parallela alla guerra guerreggiata. Stavolta direi che conta più il fronte dell'informazione di quello della guerra fatta con gli strumenti della guerra, il che è la prima volta nella storia. Cioè ormai si guarda prima quello che c'è sul web e poi quello che c'è sul campo di battaglia, anche perché c'è la consapevolezza che tutte le due parti in causa hanno la possibilità di alterare i fatti e di presentarli come vogliono loro. Si sentono in Russia delle cose veramente assurde, come se fossero stati aggrediti i russi dagli ucraini, quindi si rovesciamento della realtà. Di fronte a questa situazione, purtroppo, l'unico appello è alla deontologia professionale dei giornalisti. E in proposito, ricordo quella collega eroica che ha fatto vedere il cartello contro la guerra nel telegiornale della televisione pubblica russa. Siamo affidati a questo, alla qualità delle persone e alla deontologia professionale, cosa sulla quale purtroppo stiamo notando anche nelle strutture italiane una grande carenza.